domanda di oggi è: perché Dio ha creato il mondo? Beh, prima di tutto è... poteva farne a meno? Poteva farne a meno, eh? Allora... uno potrebbe dire, l'ha creato perché non... Non poteva farne a meno. Poteva farne a meno, no? Se no non era Dio del tutto. Insomma. Ecco, e questo è un grosso pericolo, no? Perché se tu dici che se Dio non avesse creato il mondo, non avrebbe... non sarebbe stato completamente perfetto, no? Finisci per dire che Dio di fatto non ha completamente l'essere. Sì. No? Non è completamente sufficiente. Sì. Che in qualche modo il mondo è necessario a Dio. Invece non è vero. Ma allora non è vero, perché evidentemente se Dio è l'essere assoluto, non c'è nulla che gli sia necessario. Sì. È solo lui che è necessario a se stesso. Ah. Per cui il mondo c'è. Non perché ci sia un bisogno che esista, non perché Dio ne abbia bisogno. Sì. Allora, questo ci apre a due affermazioni. Il primo, che appunto la realtà non è Dio. Sì. Vorrei far notare il fatto che questa affermazione biblica, che la realtà non è Dio, apre lo spazio a tutta la ricerca scientifica e tecnologica. La ricerca scientifica e tecnologica parte dal presupposto che la realtà non è Dio, sì, e dunque io la posso conoscere e manipolare. Ah, beh, certo. Se la realtà fosse Dio... Non ci capirei un tubo. Non ci capirei un tubo e sarei costretto a eventualmente intervenire su di essa in modo magico. Sì. Ma se la realtà è una cosa, è un essere che non è Dio, perché Dio è al di fuori, al di là della realtà che io conosco, allora io posso conoscerla, posso manipolarla, posso frazionarla, posso conoscerla in modo scientifico, il pensiero biblico. Quindi la confusione, per esempio, viene in mente rispetto a certe scienze o no, certe religioni in cui in qualche modo, siccome io sono un po' Dio, allora intervengo nella realtà in maniera divina, è legata a questo problema, questa mancanza di visione. Che non ci si rende, cioè... Le persone che vengono dall'esperienza religiosa ebraico-cristiana sono le uniche veramente materialiste. Che fa sorridere, ma è così. Cioè, veramente materialiste, perché considerano la realtà per quello che è. Sì. No? Non Dio, ma altro da Dio. E allora però si pone il problema, vabbè, ma perché Dio ha voluto creare la realtà? No? Se lui non ne aveva bisogno, se lui... proprio non gli interessava, se non era per lui indispensabile creare la realtà. Ebbene, la risposta è una sola: l'ha creata per la sua gloria. Cosa vuol dire? Per manifestare la sua bontà. Sì, cioè perché gli è piaciuto? Insomma. Perché gli è piaciuto, per un puro atto di gratuità. Io perché amo una persona? Perché mi piace. Perché di sì. No? Non c'è una risposta. Sì, posso dire perché amo una persona, perché quella persona è bella, perché quella persona è buona, perché quella persona è saggia, va bene, però ci sono tante persone al mondo che sono belle, buone e sagge, eppure non le amo. No? Certo. Invece io amo quella persona. Ecco, così Dio crea la realtà, pone in essere la realtà perché gli piace. Perché gli piace, dice il Catechismo, manifestare la sua gloria, comunicare la sua bontà, la sua verità, la sua bellezza. Sì. Il fine ultimo della creazione è che Dio in Cristo possa essere tutto in tutti per la sua gloria e di conseguenza per la nostra felicità.